Giornata di apertura del Tocatì quest'oggi, il Festival dei Giochi di Strada che entrerà nel vivo sabato e domenica, ha tenuto a battesimo una mostra a Palazzo Forti dal titolo Giochi, Aria, Luce. L'illustrazione è importante non solo per i bambini ma anche per gli adulti che vivono un'emozione in più. È iniziato con una mostra dedicata alla celebre disegnatrice Giulia Orecchia, il Tocatì 2015. 63 opere e 11 pannelli esplicativi per un artista che ha dato forma a centinaia di libri per bambini, in una carrellata di forme e di colori che mettono in essere la narrazione, il gioco fondamentalmente più amato da tutti. Il lavoro dell'illustratore è un po' un gioco, nel senso che è un gioco di spazi, di colori, di metafore, di immagini, di giochi di parole. E un po' perché una parte della mostra è stata fatta pensando proprio alla presenza a Toccati e ai bambini che visitano le mostre, anche che visiteranno la mostra di Salmede. Poi c'è una parte di disegni che sono stati fatti apposta e sono dei giochi. Uno dei giochi è anche capire che giochi sono, perché non c'è spiegazione. Ecco, i giochi sono quelli di sempre, rivisitati attraverso la chiave della fantasia, come sempre vincente quando si tratta questo argomento. La città intanto si è coperta con i colori della Catalogna. La base operativa in Lugardige San Giorgio è pronta all'urto di decine di migliaia di visitatori. Oggi e domani sono in corso diverse iniziative culturali come questa di Palazzo Forti. Sabato e domenica invece si giocherà nelle strade e nelle piazze, come nella tradizione di questo festival che si è guadagnato estimatori in tutto il mondo.